tornano a brillare le luci del Caravan Salon Düsseldorf, la più importante fiera mondiale del settore veicoli ricreazionali, quella che in Europa sancisce l'inizio di ogni nuova stagione commerciale. Nonostante il periodo difficile, la kermesse tedesca ha attirato migliaia di visitatori. Molti dei modelli presenti in fiera sono già apparsi nelle nostre anteprime, mentre altri fanno il loro debutto ufficiale in questa occasione. E ve li vogliamo mostrare accompagnati da alcune curiosità che difficilmente vedremo in Italia. Andiamo a scoprire insieme. Nascono le edizioni 60 Years, celebrative dei 60 anni di Knaus. Sono contraddistinte dalla colorazione blu e sono ricchissime di accessori e proposte ad un prezzo davvero concorrenziale. Sul semi-integrale Skywave 650 MEG con letto basculante notiamo la cabina blu metallizzato, mentre sul Boxstar è l'intera carrozzeria ad essere colorata. Su entrambi i veicoli sono molti i particolari firmati che ricordano i 60 anni della casa. E anche per versioni 60 Years del Boxstar è disponibile il nuovo tetto sollevabile a soffietto. Il B-Mobile HR380 è un insolito veicolo allestito su Mercedes Sprinter 4x4. La parte posteriore del tetto è più alta per far posto al letto basculante. È un camper concepito essenzialmente per due persone. Nella parte anteriore non ci sono posti viaggio oltre a quello del conducente e del passeggero. In sosta la cabina può essere separata dall'abitacolo mediante una porta. Rinunciando alla trazione integrale e agli accessori opzionali, il prezzo può scendere sotto i 120.000 euro. Un camper furgonato da 7 metri di lunghezza e dal prezzo di 100.000 euro? Perché no? È quanto propone Cabe con il Van 690 LB. All'interno, letti gemelli in coda e bagno con parete rotante. Un rinnovato impegno di Cabe nell'ambito dei motorizzati. Di alto livello la dotazione. Di serie abbiamo ad esempio il cambio automatico. Sicuramente all'altezza della casa svedese l'isolamento termico, ma anche la climatizzazione con l'impianto di riscaldamento ALDE. Challenger presenta un nuovo motorhome, il 2060, che ha una caratteristica davvero singolare. Il letto basculante non è sopra la cabina, ma sopra un living face to face, quindi ripropone uno schema già consolidato e apprezzato sui semi-integrali, lasciando la zona superiore della cabina libera. Pur essendo concepito principalmente per due persone, questo motorhome offre comunque 4 posti letto e 4 posti viaggio. La dinette infatti si trasforma in letto matrimoniale e all'occorrenza dai divani si sollevano due poltrone reclinabili dotate di cinture di sicurezza. La zona posteriore del veicolo è occupata da un grande bagno a tutta larghezza da cui si accede all'armadio posto sopra il vano garage. I tanti anni di esperienza di Adria nel segmento dei furgonati si concretizzano in quest'ultima creazione, il Twin Sport 640 SGX. Tetto a soffietto sollevabile e letto basculante posteriore per avere un garage modulabile. Caratteristiche del tetto a soffietto Adria sono i montanti laterali estesi con perno di rotazione nella parte terminale del tetto del veicolo. La zona anteriore dell'abitacolo è aperta e luminosa grazie all'illuminazione della cappelliera sopra la cabina e alla presenza dell'oblò panoramico sunroof. Alla luminosità dell'interno contribuisce senza dubbio l'arredamento chiaro dalle linee moderne. Ha delle caratteristiche uniche questo Westfalia James Cook AD su base Mercedes Sprinter. Lo spazio abitativo interno si amplia grazie non solo al tetto sollevabile ma anche per lo slide out posteriore. È uno dei van più esclusivi sul mercato europeo. Il prezzo del modello esposto in fiera Düsseldorf è superiore, seppur di poco, ai 100.000 euro, con un'ottima dotazione accessoristica.
Grazie alla parete posteriore estensibile, questo camper, lungo meno di 6 metri, riesce ad offrire un letto matrimoniale longitudinale di oltre 2 metri di lunghezza. Sul Globe Traveler Voyager Z, la parte posteriore del furgonato in lamiera viene sostituita da un blocco in vetro resina che permette di eliminare le due porte battenti e di avere un portellone sollevabile. Pur non essendo una novità, questo van resta sempre unico nel suo genere. All'interno offre 4 posti letto. Oltre ai comodi letti gemelli posteriori c'è un insolito letto matrimoniale nascosto nell'armadietto pensile anteriore che scende e si allarga all'occorrenza. Ampio il bagno con doccia separata. Al Caravan Salon il Voyager Z è stato presentato nella versione Ergo Edition su meccanica Peugeot Boxer da 165 cavalli, molto ben equipaggiata e con un prezzo di 82.200 euro. La nuova proposta di Vantour si chiama Urban. È un veicolo polivalente su Mercedes-Benz Vito con tetto a soffietto sollevabile. La cucina può essere portata all'esterno tramite dei collegamenti per l'elettricità, l'acqua e il gas. L'eliminazione temporanea del blocco cucina può essere interessante anche quando serve più spazio a bordo nell'utilizzo quotidiano del veicolo come autovettura. La lunghezza è di 514 cm, l'altezza si mantiene sotto i 2 metri. A richiesta si possono avere tutti gli optional del catalogo Mercedes, ovvero cambio automatico 9 G-Tronic, trazione integrale 4MATIC e moderni sistemi di assistenza alla guida. Il Dreamer Camper Van XL Limited è un van di taglia maxi, la cui linea è però ingentilita dal cupolino aerodinamico dove è presente lo Skyview panoramico. Quando è sollevato a soffitto, il letto basculante longitudinale non arriva fino al cupolino anteriore, in modo da non oscurare la superficie finestrata frontale. Una volta abbassato, però, si allunga di un'altra porzione. Non è facile trovare una doccia separata su un van. Questo modello, però, riesce ad offrirla grazie alla soluzione brevettata dell'armadio all'interno del vano doccia. Fa il suo esordio nella vasta gamma Rapido il nuovo modello C55, un semi-integrale compatto a larghezza ridotta 217 cm a fronte di una lunghezza di 672 cm. All'interno troviamo alcune soluzioni particolari, pensate per ottimizzare lo spazio disponibile. Nel living possono sedere anche 5 persone e l'ambiente risulta molto luminoso grazie alla contemporanea presenza del cupolino anteriore vetrato e dello blò panoramico. La cucina con il gradevole pannello controparete è ben sviluppata e può contare su un buon piano d'appoggio, considerando anche la mensola sul fondo. La zona notte con i letti gemelli può essere separata dalla zona giorno chiudendo la porta scorrevole.